Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi parliamo dell'apparato circolatorio. L'apparato circolatorio ha il compito di trasportare il sangue attraverso i vasi sanguigni. Il sangue cede ossigeno e sostanze nutritive, assorbe anche le sostanze di rifiuto. Il sangue viene pompato e messo in circolazione dal cuore. Eccolo qui. I vasi sanguigni si dividono in arterie, vene e capillari. Le arterie portano il sangue dal cuore a tutte le parti del corpo, hanno vasi sanguigni robusti e pareti elastiche per permettere con il battito del cuore di dilatarsi e restringersi. Le vene hanno il compito di portare il sangue carico di anidride carbonica nelle varie parti del corpo al cuore. Grazie alle valvole hanno pareti più sottili e meno elastiche. Andiamo avanti con i capillari. I capillari hanno il compito di lasciare le sostanze nutritive alle cellule e assorbono anidride carbonica, hanno vasi piccoli e pareti sottili. Ora andiamo a vedere il cuore. Il cuore si trova nella gabbia toracica, fra i polmoni. È formato da uno strato di muscolo cardiaco. Il cuore è diviso in due parti che non comunicano fra loro. È formato da una cavità superiore in cui arriva il sangue e in una inferiore da dove esce il ventricolo. Per separare ciascun atrio corrisponde un ventricolo. Sono presenti la valvola bicuspide a sinistra, mentre a destra la valvola bicuspide. Ed eccolo qua, questo è il cuore che ho realizzato io. E niente, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti qui sotto nel tasto rosso. Ciao!